Buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno, benvenuti, grazie di cuore perché una platea così numerosa veramente non ce l'attendevamo. Grazie, grazie perché dedicate tanto tempo al nostro sport, grazie perché avete una passione che è ovviamente comune alla nostra e che fa sì che questa regione stia veramente tornando ai massimi livelli. Abbiamo avuto riconoscimenti nazionali perché la Calabria finalmente si sta adeguando al resto d'Italia, veramente sta crescendo in maniera superiore a quanto cresce il tennis nel complesso nazionale, pure il tennis è uno sport che, come tutti quanti voi sapete, è in grande crescita. Io ovviamente devo ringraziare il circolo tennis Rocco Polimeni che ci ospita, che ha voluto questo grande evento, perché qui abbiamo organizzato la cerimonia di premiazione in abbinamento a una manifestazione internazionale di grandissimo prestigio che la Federazione Italiana Tennis ha per l'ennesima volta riconfermato qui a Reggio Calabria, quindi testimonianza del fatto che qui si lavora alla grande, che l'accoglienza è straordinaria, la soddisfazione di giocatori, tecnici e genitori che vengono in queste occasioni è sempre totale, quindi la Federazione Italiana Tennis ci riconosce questo tipo di accoglienza e ovviamente conferma una manifestazione che, posso garantire, non è assolutamente facile ospitare. Per questo ringraziamo il direttivo del Polimeni, tutti i soci e in particolare il nostro amatissimo presidente del circolo tennis Polimeni, Gino Postorino, che oltre ad essere presidente del circolo è anche il presidente onorario del comitato regionale Calabria. È a lui che cedo la parola per un saluto. Grazie, grazie come ho detto Presidente, intanto per questa partecipazione così importante, così gioiosa nonostante il tempo. Ci scusiamo per questa accoglienza che non è all'altezza della platea, però non possiamo farci niente se non proseguire, superare queste difficoltà come altre difficoltà che siamo riusciti a superare con il Comitato Regionale Calabro e con gli amici del Comitato che hanno dato prova e danno prova di un grande impegno e di saper lavorare bene, tant'è che il movimento tennistico calabrese è in forte, forte crescita. Quindi grazie per quello che fa il Comitato Regionale Calabro, grazie a tutti gli atleti, a tutti i tecnici e direi senz'altro che si può continuare e proseguire su questa striscia nella premiazione di oggi e nell'attività di domani. Grazie. Adesso, visto che questo grande evento tennistico internazionale ha avuto anche una cornice ancora più importante, questo, cioè la solidarietà, infatti c'è un villaggio della solidarietà appositamente predisposto, io invito qui la Presidente dell'ASPEM di Reggio Calabria, mi pare, sì, che ha collaborato con il circolo tennis Polimeni al fine di riuscire a formalizzare questo accordo fra tennis e solidarietà che lei meglio di me spiegherà. Ancora una volta la Superfida Solus di Reggio Calabria è ospitata dal circolo tennis Rocco Polimeni, nel solco di una tradizione, come già ho avuto modo di dire. Negli anni tante sono state le iniziative che hanno visto coinvolto il circolo tennis Polimeni e l'ADSPEM FIDAS. Noi siamo qui per promuovere la cultura della donazione del sangue, per invitare tutti a dare il sangue, ce n'è un estremo bisogno. Soltanto il nostro reparto di ematologia consuma circa 10.000 sacche di sangue, quindi l'invito che io faccio a tutti è quello di venire al Morelli o presso la nostra autoemoteca a donare il sangue. E ringrazio il Presidente Lappano perché mi auguro che d'ora in poi tra la FIT e l'ADSPEM nasca una sinergia che porterà senz'altro ad avere tanti nuovi donatori. E complimenti per la manifestazione e complimenti a tutti i premiati. Grazie Presidente. Grazie. 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 Grazie.
per riuscire ad effettuare collaborazioni tra la FIT e chi si occupa di sociale in tutta la regione, e quindi sicuramente daremo corso a questa collaborazione. E cercheremo di essere molto stringati, perché ovviamente stiamo anche approfittando di una pausa forzata sui campi da gioco, non vogliamo farvi perdere gli incontri che comunque sono il sale di questa manifestazione, quindi ringrazio nuovamente anche i componenti ovviamente del Comitato Regionale Calabro che sono qui presenti praticamente nella totalità. E voglio chiamare vicino a me Antonio Caroleo, che per responsabile di Calabria Calabresi, inizierà un meritato applauso al gruppo di ufficiali di gara della nostra regione che stanno dirigendo, come mi viene detto anche dal referee, in modo magistrale una manifestazione di livello importante. Buongiorno a tutti, no, io solo un secondo, un minimo di orgoglio calabrese, approfittiamo della pausa, della sospensione della pioggia che c'è, e volevo che facessimo un piccolo tributo a questi cinque ragazzi nostri calabresi che stanno... Vale, noi abbiamo un cappello, così abbiamo Santo Bagarà, Salvatore Carrà, Alessandro Musumeci, Antonio Ruggero e Dario Lorelli. Tutte le componenti del movimento politico, sarà doveroso riconoscere loro un applauso e un grazie sincero per quello che fanno. E possiamo, quindi, rivolgendo anche un saluto ovviamente ai tutti i presidenti dei circoli che sono intervenuti alla generale dimensione, all'avvocato Sofia, presidente del circolo tennis e gioia 1974, che è un circolo... sta proponendo eventi tennistici di rilievo, che ha fatto ricrescere la voglia di tennis in una zona come quella della piana di Gioia Tauro, che veramente sta esplodendo, e non voglio sottolineare che lì dove si creano eccellenze anche chi comunque fa tennis in un'altra forma ottiene risultati migliori, e quindi è da stimolo a tutti gli altri. E passiamo ora alla cerimonia di premiazione dei campionati a squadre regionali. Noi ormai è consuetudine, facciamo la premiazione al circolo vincente per tutte le categorie che abbiamo durante l'anno con la Coppa, poi ovviamente daremo le medaglie ai singoli giocatori che hanno partecipato al campionato. Per motivi di tempo consegneremo la Coppa, ovviamente tutti i giocatori che hanno, verranno nominati, ma poi le medaglie le consegneremo dall'altra parte della sala, altrimenti qui si crede in corpo e perdita di tempo. Partiamo dal riconoscimento al circolo che ha ottenuto il maggior numero di successi, ma anche i successi anche più importanti in questa annata agonistica, e quindi proprio il circolo tennis Rocco Polimeni, che quest'anno si è affermato nella Serie C femminile con le ragazze Mancano, Lavino, Meccico, Calere, Costantino, Bellè e Turiano. Ovviamente se sono presenti si possono nel frattempo avvicinare al tavolo. Le Under 12 hanno vinto anche l'Under 12 femminile con Baviglianiti e Spina, l'Under 14 maschile con Picone, Mostoles, Dolto, l'Over 45 maschile con Calabro, Sofia, Truglio, l'Over 60 maschile con Serranofi, Romaldi e Prizzi, l'Over 65 maschile con Malluzzo e Lopretti. Thank you.
grazie. Chiedo al vicepresidente del comitato regionale Mauro Lento di avvicinarsi. Procediamo con la premiazione del Tennis Club Faraon, vincitore della serie C maschile, Faraone di Tennis D'Azzo Ciannone. Credo ci sia anche Gianni Faraone, maestro. Gli atleti si avvicinano. Ci accendiamo. Vai Gianni. Forse non viene andare in città. Forse viene in città. Sportiva Acqua Pesa, vincitrice dell'Over 45 maschile limitato, Vilardo, Zimparo, Marcano, Montana. Del comitato regionale Gennaro Caselli di avvicinarsi.
per la premiazione del Tennis Club Sant'Onofrio, vincitore del campionato Over 55 maschile Moscato Fusca Pinto. Maestra Laramici, premia Emanuele Costa.
vado a est. Giratevi! Adesso invito alla premiazione il presidente della commissione regionale Nino Santelli, che premierà il Circo Tennis Rosarno, vincitore della categoria over 50 maschile, Ascioti, Borgese e Gangemi. Alza la capitale!
siamo lì a celebrare la procedura delle foto. Grazie. Passiamo alle categorie femminili, dove il successo della Diamond ha visto al grande tennis club Junior Riccio, Oppenisano, Orlando Aria, Eugenio Luigi Conto. Cosenza, ma credo che siano andati via, avevano l'urgenza di tornare indietro, quindi comunque sarà accoggiato il premio. Citiamo le giocatrici Lombardi, Puglia, Girardi. Ora completato il reparto campionati a squadre invernali, apriamo il settore dei premi speciali, che quest'anno il comitato ha voluto riconoscere dei premi ai migliori ragazzi nostri calabresi, quelli che hanno ottenuto i migliori risultati in ambito internazionale e nazionale. E abbiamo scelto una rosa di nomi, chiedo a Loredana Gennaccaro e Teresa Monteleone di avvicinarsi cortesemente, non le vedo più però, non so se ci sono. Mettiamo la scaletta, al volo. Premio Laura Cristiano. Allora, la prima di questa categoria dobbiamo premiare Lara Mencico, che al rientro dopo anni di inattività ha ottenuto tanti risultati, ma il più brillante dei quali la semifinale dei campionati italiani di seconda categoria, sia nel singolo che nel doppio. Tra l'altro ha vinto il torneo di prequalificazione disputato a Pescara, quindi è andata a Roma a giocare dei prequali degli internazionali d'Italia. E speriamo che tutto questo sia l'auspicio per una nuova stagione di successi e per il rilancio anche nel tennis internazionale. Grazie Lara. Un altro premio assolutamente strameritato va a Francesco Vilardo. Ritira il premio di papà perché Francesco ha avuto la sua migliore annata a livello internazionale, è entrato nei primi 600 giocatori del mondo, è un risultato di grandissimo prestigio perché il tennis perché come tutti sapete il tennis è uno sport ormai globalizzato, si gioca in tutto il mondo. Può sembrare numero 600 al mondo un risultato di scarso rilievo, invece vi posso garantire che è assolutamente difficilissimo raggiungerlo. Ha ottenuto finali, semifinali e quarti di finale tantissimi nel corso della stagione, quindi venga Sabrina Albanese, ritira il premio per il Milan. Proseguiamo con un riconoscimento ad un atleta di questo circolo, Irene Lavino, che ha ottenuto il successo in due tornei open, almeno quelli a mia conoscenza, forse ne ha vinto pure qualcun altro, ma quelli a mia conoscenza sono due, ma soprattutto è stata splendida protagonista della promozione del circolo tennis Polimeni alla serie B femminile. Premia, adesso abbiamo un premio speciale molto sentito che mi è stato
indicato da Igino, ma ovviamente condiviso da tutto il comitato regionale, credo che abbia addirittura più importanza di quelli che abbiamo consegnato finora, perché va ad un atleta che merita veramente questo riconoscimento per l'impegno, la determinazione che mette a voler fare sport. Antonello Catalano, prego Igino Postolini. Per la foto anche al maestro che lo segue quotidianamente. Ho visto anche il papà prima, ovviamente lo ringraziamo per quello che fa perché è assolutamente importante. Ancora applausi, ancora applausi. Possono essere presenti proprio per impegni agonistici. Corrado Summaria, che ha ottenuto brillanti risultati a livello di tennista nazionale giovanile, ritira il premio per come da lui stesso indicato. Emanuele Tarsia, uno dei compagni di squadra nella vittoriosa cavalcata nel sovraio maschile. Lo consegna, è sparito al momento. Ecco, consegna l'ingegnere della vita. E gli altri due riconoscimenti vanno ad Andrea Grazioso, anche lui, però non essendoci nessuno per il titolo glieli consegneremo dopo. Volevo Saverio. Saverio Romeo ritira il premio di Andrea Grazioso per stime d'amicizia. Poi al fisico del tenitivo. Bravo Saverio! L'ultimo riconoscimento previsto è per Angela Grazia Scalfò, una ragazza di Crotone che, pur non essendo stata tesserata nell'anno in corso per la Regione Calabria, quindi è andata a giocare la Serie B a Benevento, anche lei ha vinto dei tornei Open e ha contribuito alla salvezza di quella squadra. Non consegnato il premio perché mi hanno chiamato dicendomi che sarebbe stata impossibilitata a venire anche il padre. Glielo daremo in una prossima occasione. Ora passiamo invece a due riconoscimenti ormai tradizionali nell'ambito della nostra cerimonia di premiazione di fine anno: il premio all'UTG dell'anno, per il quale invito a venire vicino Antonio Caroleo, che non c'è Antonio Caroleo, allora ecco, da là mi fanno segno che non ci sei, ecco. Questo riconoscimento che ogni anno il comitato regionale intende. Io cedo direttamente la parola ad Antonio che procede. Lo faccio io. Allora, il nominativo del vincitore ufficiale di gara dell'anno 2015 per la Regione Calabria, Maurizio Mundo. Invito anche Lorelana Gennaro che è qua. Approfitto per dire due parole di Maurizio, che oltre ad essere un ufficiale di gara esemplare dirige competizioni importanti, dà veramente una grossa mano anche al comitato perché gestisce l'inserimento dei tornei e la
e verifica poi che i tornei vengano effettivamente caricati. Per questo ha avuto anche una menzione di merito da parte del Comitato Centrale degli Ufficiali di Gara. Quindi premio Antonio Loredana, Maurizio Munto, ufficiale di gara 2015 di Regione Calabria. Adesso è il momento del premio più importante che ogni anno il Comitato Regionale conferisce, ormai da 8-9 anni abbiamo due vincitori del premio delle passate edizioni come Gino Postorino e l'avvocato Francesco Sofia, che invito, sono distratti, ma invito a venire qui in qualità di ex vincitori del premio che stiamo per consegnare, cioè il premio Maurizio Quinchieri. Un premio che ricorda un amico, ma ricorda una persona leale, una persona che sui campi da tennis, nella sua qualità di dirigente, si è sempre distinto per i modi straordinari, per il comportamento ineccepibile, per la signorilità. È il caso di usare questa espressione perché si confà esattamente alla figura di Maurizio Quinchieri. Quindi quest'anno il Comitato Regionale ha deciso di conferire questo premio a Emilio Cozzupoli, qualità di direttore sportivo e anche capitano delle formazioni che hanno ottenuto la promozione della serie A2 maschile e della serie B. Complimenti Emilio, è emozionato anche perché credo che Maurizio era proprio, anzi, due parole, visto che sei emozionato. Ringrazio il Presidente Terminale perché ci tende molto in questo premio, visto l'affetto e l'amicizia mia di Calama a Maurizio. Grazie. Grazie. Passiamo adesso alla premiazione dei campioni individuali per l'anno 2015. Partiamo con la campionessa regionale quarta categoria femminile Gettina Landrelli, premia Gennaro Caselli, componente del comitato regionale nonché responsabile del settore tecnico. Del tennis club Artone. Grazie, complimenti. Adesso stessa categoria al maschile, il campione regionale Lorenzo Lodori. Premia Emilio Cozzupoli. Nella quarta categoria si è svolta anche la gara di doppio maschile. I vincitori sono risultati Scordo e Babalà, rispettivamente del Porto di Pescatone e del Ciclo Tecnico Tornelli. Premia il presidente del Ciclo Tecnico Francesco Marceni. Passiamo adesso ai campionati individuali under, le varie categorie. Partiamo dal Dante 11 maschile, il vincitore Nino Maio del Garden Hockey, un ragazzo che speriamo nei prossimi anni di sentire anche in manifestazioni di maggior prestigio, perché credo abbia buone possibilità e mette grande impegno, grande determinazione, quindi sicuramente i risultati arriveranno. Proprio in quest'ottica ti facciamo premiare dal leader massimo, il Gino Postorino. Thank you.
Proseguiamo con la categoria Under 11 sempre, ma femminile. La vincitrice Sania Greco del Tennis Club Diamante. Se è presente, se non è andato via, chiediamo ritiro al Gennaro Caselli. Facciamo premiare Emilio Marazzi. Anche per Sania vale il discorso fatto in precedenza per Nino, perché anche lei è una ragazza di ottime prospettive. Categoria Under 12 maschile, vincitore Niccolò Todaro della Società Sportiva di Atletica Sporting di Cosenza. Grande! Lo facciamo premiare da Bruno Donna. La scaletta è stravolta, come avete capito. Sempre categoria Under 12, ma al femminile. Il successo è andato a Giulia Faggio dello Smash Tennis Club. Prega Dino Santelli. Passiamo ora alla categoria Under 13, al maschile, per il circolo tennis Rocco Polimeni, vince Vincenzo Dondo. Maschile Vincenzo Dondo. Categoria Under 13 femminile, inviterei il maestro Gabriele Tauro, se c'è, se non è andato via, ma l'avevo visto. La sala sta arrivando, la premiazione riguarda una sua allieva della Alma Fitness School, un circolo nato in questo anno, agonistico nel 2015. La vincitrice della categoria Under 13 femminile è Lucia Ireni. Under 14 maschile, il maestro Gianni Faraone, eccolo qui, sta arrivando. Adesso, ancora non è Under 14, mancano pochi mesi per diventarlo, prego, accomodati. Gli ho anche abbassato il grado, il tecnico nazionale non è maestro, ma fa di nuovo la stessa cosa, quindi premia vincitore della categoria Under 14 maschile, Sergio Smersi, del TC Faro. Passiamo alla categoria Under 16 maschile,
per la quale invito il nostro mitico segretario del Circolo Tennis Polimeni, Nino Cotroneo. Grande tifoso bianconero juventino, la grande maggioranza qui è tutta juventina, che ci si troverà bene. Premia il campione regionale dell'Under 16 maschile Gian Nicola Misasi. Spazio dedicato ai giocatori non più giovanissimi, non diciamo come si scrive, veterani, diversamente giovani. E partiamo dalla categoria over 35 maschile, che comunque è ancora una categoria che produce giocatori di altissimo livello. Federer fra un paio di mesi sarà over 35, ancora c'è il meglio del tennis mondiale. Vince la categoria over 35 maschile il rappresentante del Circolo Tennis Rocco Polimeni, Massimo Laganà. Premio Mauro Menti. Siamo alla categoria over 45 maschile, sempre del Circolo Tennis Polimeni, Ettore Napoli. Ingegnere Lavino. Grazie, complimenti. Categoria over 50 maschile, invito per la premiazione il presidente Cancemi. Categoria over 50 maschile, vincitore Enzo Borgese. Passiamo alla categoria over 55, ancora una volta il successo è andato a un esponente storico del tennis calabrese, ma è sempre un piacere premiarlo per le sue doti e le sue qualità umane. Onofrio Fusca, consegno personalmente. Ultime due categorie, categoria over 60 maschile, Domenico Serrano. Thank you.
65 maschile, sempre del circo Tennis di Polimeni. Invito Laura Lento a premiare Luigi Malluzzo. L'ultima ad essere premiata doveva essere Irene La Puzza, in quanto vincitrice del Rally 45 femminile, ma mi sembra che non è presente, avrà avuto i impegni dell'ultimo anno. Consegneremo la coppa, se tutto grazie di nuovo a tutti voi, l'appuntamento all'anno prossimo, speriamo di poter vedere tante tempi. Un attimo solo, dolcis in punto. Desideravo regalare anche al nostro presidente uno dei premi vinti nel 2001 che hanno avuto il Papa Giovanni, la regione, la provincia, e il prossimo a averlo consegnare consegnerà a Mazzella, perché convocherà Antonelli. Oggi in questo tempo i regali. È uno dei premi più belli vinti da Antonello, forse non può, col progetto Accademici Cucina.